Il Paradiso delle Signore, giovedì 20 agosto 2020. Il capo magazziniere, dopo il suo incontro con Antonio, decide di farsi da parte con Agnese. Non vuole che gli altri credano che stia cercando di approfittare, per questo motivo si allontana da lei. La donna non capisce per quale motivo l'uomo, che l'ha sempre confortata, abbia smesso di starle accanto e si rattrista. Riccardo è sempre più impressionato da Angela, che dimostra di essere una ragazza intelligente, generosa e coraggiosa. Infatti, non si tira indietro nemmeno davanti agli insulti e alla prepotenza di Adelaide, ma ha sempre l'abitudine di rispondere a tono. Anche Angela si sente sempre più vicina a Riccardo, ma sa che loro è un amore impossibile e non vuole lasciarsi andare all'illusione. Silvia prova a fare il possibile per smorzare la tensione, che ormai è sempre presente con Luciano, e prova a sdrammatizzare, organizzando anche momenti da condividere. Purtroppo però Luciano non ha nessuna intenzione di cambiare la sua opinione sulla moglie o di fare un passo indietro. Adelaide si prepara a lasciare Villa Guarnieri senza cedere nei confronti di Umberto, ma proprio in questo frangente a Riccardo viene un'idea molto importante. Pensa di sapere il modo per salvare la casa. Federico intanto torna a lavorare al Paradiso, sperando di trovare una nuova serenità